Si chiama Amanda Oakes, ha 36 anni di età e il compagno di nome Carlton Metis di 28. E pensate che proprio la donna avrebbe scoperto che il figlio era morto per overdose e avrebbe nascosto, quindi occultato il corpo in un congelatore. Entrambi però erano troppo fatti per rendersi effettivamente conto di quello che stava succedendo quando si sono accorti che il bimbo purtroppo aveva ingerito della metanfetamina ed era morto per overdose, era oramai troppo tardi. La droga era rimasta lasciata, incustodita e accidentalmente ingoiata dal bimbo. Senza speranza di sorta, i due quindi hanno nascosto il cadavere nel congelatore dell'albergo in cui andavano ad alloggiare e quindi sono scappati via. I due sarebbero stati condannati per omicidio colposo e abuso di cadavere, con l'aggravante che nel momento in cui è morto purtroppo il bambino, erano entrambi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La donna si troverebbe in un carcere mentre il papà del piccolo è morto poco dopo l'arresto in cella. Una storia questa più che drammatica, ovviamente, dal mio punto di vista, che ci fa capire come addirittura si riesca a compiere qualcosa di devastante senza accorgersene e addirittura che venga utilizzata la tecnica dell'occultamento di cadavere per farla franca, non rendendosi conto che lo stesso occultamento è già un reato, è già un altro reato che si aggiunge agli altri che eventualmente sono stati compiuti. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, commentate, un saluto caro da Leandro, narratore italiano.